Ciao a tutti, eccoci in Animal Crossing. Happy Home Designer Gigliola vuole una casa zen molto umida, quindi gli faremo le terme praticamente. Le terme no, ma molto robe, tutte molto vaporose. Sì, il tetto glielo voglio lasciare niente. Davanti, no, guarda, davanti così gli metto blu, giallo, rosa. Dai, rosa, vai. Anzi, rossa, vai. Staccionata, staccionata. Questa o questa. Vado con il bambù, staccionata curva, il ponte, questo, bene, torniamo indietro, fuori, vediamo lei che cosa ha portato, questa è più roba da interno, no, questa no, una bella ortensia, bene, mettiamo qua e qua, e un altro qua. Bene, e qui un'altra, ok, perfetto, anzi, sai cosa faccio? Lo faccio agli angoli, ok, così, qui, ottimo, una bella panca, io ci metterei, sì, una bella panchina qua, allora andiamo a prendere gli esterni, qua giù, no, è qua, ecco, perfetto, una bella panca di bambù, ottimo, qua nel mezzo, no, torniamo indietro un attimino. Ancora roba da esterni, ci metterei una bella, un bel bagno termale qua, anzi facciamo così, la panca la metto qua e il bagno termale anche all'esterno qui, perfetto. Sì, poi qua ci metterei anche un bel dondolo. Perfetto, qua. E andiamo. Qui non mi ci piace, allora leverò un fiore e lo metto, anzi, lo metto, questa la tolgo e la metto qua, allora, la panca. Ottimo, così. Andiamo in casa. Vediamo un po' come fare questo ambiente molto zen, ok? Vediamo che cosa ha portato. Cos'è? Un deumidificatore? Un umidificatore, nemmeno un deumidificatore. Queste cos'è? Un tavolo da tè. Ottimo. Allora, muro a pannelli. Io ci metterei. Cosa potrebbe fare? Una stanza molto rilassante. Un canneto, oppure sì. Altri tipi di alberi non ci sono. Cioè, oppure un muro edera. Muro edera. Sì, sì. Poi a terra. A terra. Oh, vedo chi ha portato la moquette muschio, la nostra gigliola. Ok, allora, un bel secchio. Tavolino da tè, l'umidificatore qua giù all'angolo. Sì, poi l'ikebana. Aiuto, c'ho il secchio proprio davanti, non riuscivo a passare. Veniamo a noi. Aspetta. Un vaso con del muschio. Vediamo, cerchiamo di vedere. Ah, non ha portato altro. Ci metto il giacchettino attaccato. E poi c'era anche l'altra, ma vestitino. Beh, andiamo a cercare. Allora, no, devo andare qua. Le piante. Piante che mi fanno un bel bonsai. E poi un'altra, questa, facciamo tutto molto, secchi dell'acqua, tutto molto verde, tavolino da tè, ok, poi qua ci metto una, questo, non c'è spazio, come non c'è spazio, vieni via, come fa a non esserci spazio? Questo è il pavimento giungla. No, il pavimento quello. Sono tornata indietro. Mi torna il fatto che non ci sia spazio. Eccolo qua. Bello stagnetto. Ci metto attorno i vari. Poi ci metto qui un tavolino da tè. Aspetta.
Questo avevo visto prima, infatti lo cercavo. Anche questo è molto zen. Mettiamo qua. Anzi, lo giro. Ecco. Ottimo. Il tappeto, un bel tappeto. Da mettere sotto il tavolino a tè. Ecco qua. Ecco. Per rilassarsi. E sul tavolino, accanto al tavolino da tè, ci volevo mettere le seggiole, se non sbaglio. Zona. Allora, qua. Tavolino. Vediamo, vediamo. Mi servirebbe. Questi. Uno. Cuscino giapponese. E due. Bene. Visto che il tavolino a tè, ci metterei anche del tè. Di qua, qua. Eccolo qua. Servizio da tè, appunto. Oh, eccolo qua, bello rilassante. Torno sempre qui, ma voglio andare qua e volevo metterci una bella pianta. Poi una bella... aspetta. TV no. Però lo stereo per la musica mi serve. Quindi mettiamoci anche della bella music. No, qui non ci sono i stereo, qui c'è solo gli strumenti. Quindi niente. La torno indietro, però intanto visto che ci sono. Ci metto cosa, un'altra cosa zen, gazer, no? Cercavo lo stereo. Qua. Lo stereo è qua. Che stereo ci possiamo mettere? Questo. Console da DJ, no. Andiamo su, stereo moderno. Con la diffusione di rec... Oh, senti molto ie, molto zen. Poi cosa ci potrebbe essere? No, il tappeto l'ho messo. Il tè ce l'ho messo. Sai che ci vorrebbe. Vediamo se lo trovo. Questo è molto in stile. Il letto, se si vuole dormire. Il futon. Un bel lampadario. Molto, siccome è zen, sono entrata nel tema dello zen. Parlo tutta molto silenziosa. Aspetta, però una scultura ce la vogliamo mettere. È importante. Poi ritorniamo qua. Ah sì, queste mi piacciono. Menù giapponese, no? Attestato corso di judo. Certo, judo. Anche questo porta allo zen. Infatti avete sentito, piaciuto. Dicevo un lampadario, sì. Io sono quella dei lampadari. Vediamo. Ci vorrebbero delle... intanto una bella... un vaso sospeso. E lo metto qua giù. Poi ci vorrebbe... non questo. Torniamo un attimino indietro. Qui è il lampadario. Sono sempre le lampade al muro. Quelle da mettere al muro. No? Dove sono? Sono una lampada edera. Tanto è tutto edera. Qui sopra la voglio mettere, sì. Perfetto. Le stradelline ci vorrebbe... ah, questo ce l'ho però. Aspetta, un tappeto. Questo tappeto qua. Quello che metto sempre all'esterno, aspetta. Eccolo qua, il selciato. Una S. Oh, perfetto. No, non mi piace. Aspetta, più grosso. Un po' più grosso. Bene. Aspetta, lì c'è già la strada. Metto così. Bene. Sì. Perfettissimo. La foto di... della nostra piccola Gigliola. Oh, anche la ranetta porta fortuna, non l'avevo vista. Qua. La foto di Gigliola, Qua giù. Vediamo un po' che cosa aveva poi portato Gigliola. Aveva portato solamente l'abbigliamento. Bene, vediamo. Non urliamo, siamo in fase zen. Molto umile, molto zen. Andiamo a Gigliola e vediamo se gli piace la sua nuova casetta. Procede che abbiamo fatto... Vai, dai un'occhiata a Gigliola.
Una casa umida e molto zen. Uno spazio umido in stile zen. Vediamo. C'è anche la ledera al muro, più umido di così non si può. Ti è piaciuto? Vedo con gli occhi pallati, quindi gli è piaciuta. Eccezionale! Ottimo! Siamo state bravissime, Cigliola. Vai, Gigliola, perché quell'altra è la Cigliola la prossima, l'altra volta. Dai, è vero, che nomi? Molto simili. Ok, andiamo a pubblicarlo sul network delle belle case. Io sì, a questo punto vi ringrazio per aver visto il video fino a questo momento. Spero vi sia piaciuto. Se così è stato, mi raccomando, mettete un mi piace e commentate. Aspetto sempre i vostri commenti. Appena posso vi rispondo. E adesso aspettiamo che si collega a internet e arrivi il famoso codice che così, se così volete andarlo a visitare, potete prenderlo e inserirlo sul vostro Nintendo delle belle case, network delle belle case. Ok, detto questo, io adesso vi saluto. Ciao a tutti e al prossimo video. Un bacione!